Rifiuti in strada nel centro storico di Teramo a 2 giorni dalla Peristrit di sabato scorso. La manifestazione che si è svolta a Piazza Martiri e che ha ottenuto come sempre un notevole successo di pubblico ha lasciato però tracce di sporcizia non ancora rimossa. La cosa singolare è che proprio sotto la centralissima via Delfico, sede della Teramo Ambiente, il disastro è particolarmente evidente. L'amministratore del condominio protesta e racconta che la situazione di degrado dei rifiuti in questa strada non è un fenomeno isolato, ma si ripete da anni senza che nessuno intervenga. Lei è amministratore di questo condominio, per voi è una sofferenza? Più che sofferenza è una convivenza con un sistema di smaltimento dei rifiuti che non è regolamentare, secondo me, se non sono cambiati i regolamenti. Ed è fatto allo stato proprio, peggio di così non si può fare, insomma, perché cartoni non ripiegati, bidoni maleodoranti, non lavati, ma è possibile, è normale questa cosa qui? Ma chiedo, succede sempre oppure questo è un caso sporadico perché c'è stato la Peristrit? Stamattina c'è la confluenza degli organi di stampa perché c'è stata la Peristrit e c'era un cumulo di cartoni alto 2 metri e arrivava a metà strada, l'ho visto dalle finestre del piano di sopra. Oh, e questo è eccezionale. In misura minore questo si verifica tutti i giorni. Si è segnalato la cosa alla TEAM che fra l'altro ha sede proprio in questo palazzo? Sono due o tre anni, cioè, ho tutta una documentazione scritta alla TEAM, al Comune e reiteratamente per far eliminare questa cosa, anche perché c'è la banca che viene menomata di un accesso per disabili. Basta vedere il bidone che sta di fronte al campanello e l'uscita di sicurezza. Quando devono venire a prendere il disabile? Il tecnico mi dice dobbiamo prima spostare i cartoni e poi facciamo entrare la carrozzella. Ma in che paese stiamo?